Luca Terzani e Marco Terrone presentano La Pecora Nera, quello che gli altri non dicono. Amici e amiche della Pecora Nera, bentornati a questa nuova puntata. Oggi torniamo su un argomento di attualità, lo facciamo con un grande esperto che ormai è ospite fisso nella nostra trasmissione. Lo facciamo con il suo libro appena uscito, che tratta queste tematiche dal di dentro in maniera veramente dettagliata. Prima di fare questo, lasciatemi salutare l'altra parte dei prossemica, Marco. Ciao Marco. Luca, ti saluto, saluto te, saluto i nostri amici all'ascolto. Non è più casa nostra, possiamo dirlo, quantomeno l'abbiamo in coabitazione col nostro ospite che viene molto spesso a trovarci e noi ne siamo molto contenti. Salutiamo ancora una volta con estremo piacere Franco Fracassi. Ciao, ciao a tutti. Tantissima, stiamo parlando dell'ultimo libro di Franco Fracassi, Ucraina dal Donbass a Maidan, cronache di una guerra annunciata. Allora, ciao Franco, io inizio subito allora prendendo dall'inizio proprio del tuo libro una frase che riporta quello che disse Joe Biden il 2 ottobre 2014 all'Università di Harvard. Ha affermato, leggo, abbiamo dato a Putin una scelta semplice. Rispetto alla sovranità ucraina avrà di fronte gravi conseguenze. E questo ci ha indotto a mobilitare i maggiori paesi più sviluppati al mondo affinché imponessero un costo reale alla Russia. E anche un altro personaggio di cui io parlo nel libro, un ex berretto verde, George Harding, che è quello che ha diretto tutta la macchina della propaganda interna e esterna dell'Ucraina dal 2014 a oggi, cioè quello che abbiamo sotto gli occhi, insomma, questa propaganda forsennata che sembra che abbia chiuso le nostre menti, abbia impedito di ragionare le nostre menti, è opera di quest'uomo. E quest'uomo usa parole terrificanti nei confronti dei russi, ma anche di estremo disprezzo nei nostri confronti. Insomma, fa capire quanto gli Stati Uniti tengano effettivamente alla verità, tengano alla libertà di informazione, tengano alla pace, alla tranquillità. Se mi permettete, vorrei leggere questi due passi perché fanno comprendere esattamente di che cosa stiamo parlando, perché poi quello che sta accadendo è frutto di questi pensieri. Joel Harding è un americano ex berretto verde che è stato spedito in Ucraina nel 2014 per sostanzialmente costruire e gestire tutta quanta la disinformazione, tutta la macchina della propaganda ucraina. Allora lui scrive, mette su ovviamente il Ministero dell'Informazione Ucraina e un'organizzazione non governativa che deve americana che deve gestire questo ministero, cioè il Ministero dell'Informazione è gestito dagli americani all'esterno, da questo personaggio. Allora lui scrive, le fotografie possono essere ritoccate come i video, i testimoni oculari devono essere trattati come agenti stranieri sospetti. I reportage non sono affidabili. Anche se è la persona più affidabile al mondo a dire qualcosa, si può sempre bollarla come speculazione, faziosità o come un agente pagato dai russi. E questo ci ricorda qualcosa dell'atteggiamento che si ha nei confronti di alcuni giornalisti in questo momento. Che cosa faremo? Sradicare, rifiutare, corrompere, ingannare, usurpare o distruggere le informazioni. Le informazioni, non va dimenticato, sono l'obiettivo finale della cyberguerra. Tutto questo per avere un impatto diretto sul processo decisionale dei leader avversari. E qui spiega chi sono i leader avversari, che non sono i russi. E quando parlo di avversari mi riferisco ai leader europei, cioè a noi. Per loro noi siamo gli avversari, cioè noi europei. E quando parlo di allora bisogna sviluppare una strategia di contenimento informatico dei mass media russi ed erigere barriere per controllare l'informazione ucraina. Dopodiché lui chiarisce il punto di vista che ha sui russi e sulla libera informazione, sempre in questo documento interno, in cui scrive: la guerra di informazione per l'Ucraina ha assunto un nuovo aspetto. La Russia va abbattuta, deve soffocare, sentire un dolore ogni oltre il limite accettabile, deve pagare, la Russia deve soffrire.
aggiungendo: bisogna attuare una vera e propria repressione armata del giornalismo ucraino, gli oppositori e i critici e i giornalisti critici vanno neutralizzati. Allora, io vorrei sapere cosa c'è di democratico in tutto quello che è stato appena detto e se non spiega molte cose che sono accadute, perché in questi 8 anni in Ucraina sono spariti, non, per carità, è una cosa orribile l'uccisione di Anna Politkovskaya e l'arresto di una serie di giornalisti in Russia, ma stiamo parlando di quello contro decine di giornalisti che sono spariti, come accadeva in Sud America negli anni 70, decine di giornalisti spariti. L'ultimo giornalista sparito ne ha dato notizia Vauro, il nostro Vauro, perché era un suo amico ed è sparito la scorsa settimana, semplicemente perché raccontava la guerra in maniera differente. È sparito, non è stato più ritrovato, probabilmente il suo cadavere sarà da qualche parte, e di giornalisti come questo ce ne stanno tantissimi. In Ucraina si è usata la repressione armata nei confronti della stampa indipendente. Questo dà l'idea di cosa è l'informazione. E a proposito di Biden, quando Harding è andato lì nel 2014, Biden era vicepresidente ed era sostanzialmente il garante politico di quello che accadeva in Ucraina da parte statunitense, quindi lui è andato sicuramente con quantomeno l'approvazione di Joe Biden. Oggi Joe Biden è presidente e l'informazione è di un certo tipo, quindi alla frase di Joe Biden aggiungere queste forse spiega molto su quello che gli americani vogliono da questa guerra e su come trattano tutti quanti noi. Guarda Franco, io nei dibattiti televisivi, quello che tutti i giorni il martellamento che ci viene dato, sento ancora molti che non capiscono come Putin si sia potuto esprimere dicendo quella famosa frase: libereremo, denazificheremo l'Ucraina, quando tu già precedentemente ce l'hai molto spiegato, e non mi spiego come mai analisti importanti che vengono chiamati a parlare appunto di politica estera, di geopolitica, non riescano a capire questo. Dicelo ancora una volta: che cos'è la denazificazione? Perché c'è questa necessità da parte di Putin? Perché l'Ucraina è un paese che sostanzialmente è nato nel 1992, non esisteva in geografia, non esisteva in storia, non esisteva nella società, è esistito in realtà solamente per 3 anni in tutta quanta la sua storia. Questi 3 anni sono i 3 anni che vanno dal 1941 al 1944 e sono coincisi con l'occupazione nazista di quel territorio. Che vuol dire? Vuol dire che il nazionalismo ucraino, che era più che altro una sorta di opposizione al governo centrale sovietico, perché di questo si trattava, non c'era un vero e proprio sentimento ucraino, perché è un paese che non è mai esistito, no? Quindi questo nazionalismo si è mescolato con il nazismo, nel senso hanno trovato comunione di intenti. Nel libro io cito un pensatore, il principale pensatore del nazionalismo ucraino, che scrive ovviamente le sue idee, e se tu prendi quel brano e lo metti dentro al Mein Kampf non ti accorgi che è una cosa esterna, perché esprime esattamente lo stesso punto di vista. Cioè, il nazionalismo ucraino e il nazismo sono nati quasi insieme, insomma hanno avuto una simbiosi. Allora, questo nazionalismo, che è quello che poi ha guidato tutta quanta l'opera del nazionalismo ucraino oggi, ha portato coloro che la abbracciavano, questa ideologia, a essere anche apertamente nazisti. Adesso girano con le svastiche, se le tatuano addosso, indicano Hitler come il più grande personaggio della storia, in alcuni casi sono direttamente eredi dei criminali di guerra nazisti degli anni 40. Lo è stato il presidente che ha governato l'Ucraina nel 2004 dopo la rivoluzione arancione, non so se vi ricordate, che aveva la faccia totalmente butterata, no? Perché la faccia rovinata, perché i russi l'avevano avvelenato. Ecco, quel presidente, che è diventato presidente ovviamente in seguito a elezioni a furor di popolo, era figlio di un collaborazionista dei nazisti, e sua moglie, che era americana
ma di origine ucraina, aveva tutta la famiglia che erano diciamo ex criminali di guerra, e lei si è fatta fotografare più di una volta vestita da SS che faceva il saluto romano, faceva Heil Hitler. Allora, costoro hanno già, sono stati presidente e first lady dell'Ucraina nel 2004, negli anni successivi, cioè di questo stiamo parlando, cioè il nazismo ha preso piede, mescolato al nazionalismo in Ucraina sempre di più, fino ad arrivare al colpo di Stato del 2014, dove hanno preso il potere, cioè entrare proprio al governo. Ma è anche una cosa che si è radicata negli anni in alcuni settori della società, in particolare nell'Ucraina occidentale, perché l'Ucraina occidentale è un posto molto particolare, non è mai stata Russia, a differenza dell'Ucraina, che l'Ucraina e Russia è la stessa cosa. L'Ucraina occidentale era ex territorio polacco, cioè fino al 1939 era Polonia, quindi erano polacchi, parlavano polacco ed erano cattolici, non ortodossi, e questo, anche questo fa differenza. E ovviamente si sono trovati catapultati in Unione Sovietica senza nessuna ragione, in un paese comunista senza nessuna ragione, in un paese che loro vedevano nella capitale Mosca una sorta di avversario, quindi nei russi. In Ucraina occidentale i partiti neonazisti, apertamente neonazisti, hanno preso un sacco di voti. Il più importante di questi, che è Svoboda, ha superato in Galizia orientale, cioè dove sta Leopoli, dove si collegano tutti i giornalisti adesso, quando gli inviati laggiù, a Leopoli, nelle zone limitrofe, questo partito ha superato il 40% dei voti. Stiamo parlando di un partito nazista, cioè Forza Nuova, e diciamo sarebbe un partito extra parlamentare di sinistra, che un confronto a questo. Tanto per dare un termine di paragone, ecco. Allora, quindi, quando loro parlano di denazificare, usano non un termine vago, i fascisti, no, parlano proprio di nazisti. Cioè l'Ucraina è il primo paese apertamente nazista del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è da dire oltretutto che anche questa parte della storia cercano di riscriverla in Italia, rimanendo fedeli a quello che dicevi tu sul fatto di riscrivere la storia. Vari articoli di giornale che riportavano la conoscenza di questa nazificazione dell'Ucraina in questo momento sono cancellati, non sono più disponibili online. Questo però ci porta a cercare di capire qual è l'importanza strategica a questo punto dell'Ucraina e di Kiev, perché tutto quanto sta convergendo lì. Allora, c'è un documento della RAND Corporation. La RAND Corporation è il più importante istituto di analisi geopolitica del pianeta, è un istituto americano, è l'istituto di analisi a cui si rivolge il Pentagono, a cui si rivolge il Dipartimento di Stato, cioè il Ministero degli Esteri degli Stati Uniti, a cui si rivolge la Casa Bianca ogni volta che devono prendere una decisione. Chiedono a loro fanno le analisi, stilano un rapporto, di solito loro si fidano molto dei rapporti della Corporation e quindi agiscono di conseguenza, questo sempre per far capire l'importanza di quello che scrivono. Allora, è emerso questo documento, credo fosse del 2018, della RAND Corporation, in cui evidentemente non so se il Dipartimento di Stato o il Pentagono chiedono l'UNI su come comportarsi con la Russia, e il documento che dice come schiantare la Russia, cioè questo è il titolo diciamo del documento già di per sé, e la dice lunga, spiega due cose. La prima è che bisogna dividere la Russia dall'Europa, ed è quello che sta accadendo in seguito alla guerra. E la seconda cosa, loro scrivono, bisogna coinvolgere la Russia in una guerra lunga, perdurante, simile al pantano afghano degli anni '80, per costringere i russi, innanzitutto per mettere in cattiva luce la Russia dal punto di vista internazionale e isolarla, e poi per costringere la Russia a dirottare tutte le sue risorse sul comparto difesa, ovviamente facendo implodere l'economia russa. Questo diciamo è il suggerimento della RAND Corporation, che mi sembra molto, cioè, non so come dire, io avrei
interpretato quello che sta accadendo nello stesso modo senza nemmeno aver letto quella cosa lì. Quello è scritto nero su bianco, poi effettivamente quello che sta accadendo. Cioè, l'Ucraina è importante soprattutto per questo, perché l'Ucraina è Russia, è un pezzo di Russia per i russi. E quindi andare a toccare l'Ucraina vuol dire questo. Andare a toccare l'Ucraina, però, quello che diciamo, quello che è accaduto vuol dire anche qualcos'altro, perché la NATO ha detto più volte, in maniera anche abbastanza perentoria, che l'Ucraina sarebbe entrata nella NATO, e questo ovviamente è un problema gigantesco per la Russia, come lo sarebbe se il Messico diventasse alleato militare strategico della Russia. Immagino che, insomma, sarebbe molto il governo messicano in un caso del genere. In più l'Ucraina è un paese fondamentale per altri due motivi. Il primo è che in Ucraina si trovano le più ricche riserve di gas del pianeta. L'Ucraina non è solo un posto dove passano i gasdotti, ma c'è proprio il gas. È un gas non quello, diciamo, classico, il gas scisto, cioè quello liquido che sta all'interno delle rocce, quindi quello prodotto negli Stati Uniti, ma sempre gas è, e quindi è ricchissimo di gas, e quindi per il futuro energetico anche dell'Europa è fondamentale. E il secondo punto è che l'Ucraina è il granaio quasi del mondo, cioè un quarto della produzione agricola mondiale viene prodotta in Ucraina. E quindi ha un, diciamo, essendo il cibo e l'energia sono le due cose più importanti che esistano, perché uno ci permette di campare e l'altra ci permette di vivere facendo qualsiasi cosa, altrimenti torneremo all'epoca del Medioevo, insomma. Quindi l'Ucraina è importante per tanti motivi. Noi, Franco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che ti abbiamo voluto un'altra volta, e così a stretto giro di tempo, sul nostro canale, perché abbiamo visto che l'informazione generalista tende a decontestualizzare quello che sta succedendo in un momento così importante, ovvero Putin fa queste manovre militari nell'Ucraina, si prende questo fatto, da lì si parte con tutte le congetture poi del caso. Grazie a te, grazie al tuo lavoro, grazie a questo tuo ultimo libro, abbiamo la possibilità di offrire una motivazione, andiamo a scavare quello che c'è dietro, senza voler ovviamente offendere nessuno. C'è sicuramente una guerra, ci sono sicuramente delle cose molto brutte che stanno accadendo alle nostre porte. Una cosa che hai detto tu e che mi ha fatto riflettere è stato questa: lì c'è il gas, c'è il cibo, quindi fondamentalmente è una regione molto ricca, il granaio d'Europa, diciamo così, quindi praticamente una popolazione di contadini, di gente tranquilla. Però noi sappiamo, grazie al tuo libro e grazie anche ad altre notizie che trapelano, che sul territorio ucraino ci sono tantissimi laboratori di bioingegneria. Sì. Chi li ha messi, Franco? Allora, nel 2005, all'epoca era presidente George Bush, gli Stati Uniti decisero di investire una grande quantità di denaro nello sviluppo, nella costruzione di biolaboratori militari sparsi per il mondo. Cosa facevano questi biolaboratori militari? Conducevano esperimenti per sviluppare armi biologiche. Armi biologiche che sono considerate armi di distruzione di massa, e quindi chi le produce, chi le sviluppa, dovrebbe finire processato all'AIA per crimini contro l'umanità. Armi biologiche del tipo del SARS-CoV-2, insomma, è esattamente lo stesso modello applicato però in altri laboratori. In Ucraina ne sono stati costruiti ben 30 di questi laboratori militari americani, non sono laboratori ucraini, sono militari americani, finanziati da loro, costruiti da loro, gestiti da loro. Cosa fanno questi laboratori? Costruiscono armi biologiche. Questi laboratori sono messi al confine, prevalentemente non solo, ma al confine con la Russia, apposta, perché in continuazione ci sono fuoriuscite di una qualche sorta di virus o batterio da uno di questi laboratori, e si sviluppano epidemie, focolai di epidemie in Russia, e in questi anni hanno provocato centinaia di morti questi focolai ogni volta. E Cosa si fa in questi laboratori ulteriormente? Si fa quello che è emerso dai documenti
che sono stati trovati all'interno di questi laboratori, è emerso che loro stanno sviluppando le armi di tipo genetico, cioè armi biologiche di tipo genetico. Vuol dire che colpiscono solamente alcuni DNA. È come se un'arma alla peste uccidesse solamente noi tre. Cioè tutte le altre persone che ci incontrano non gli succede nulla, prende solamente noi tre. Immaginate una cosa del genere, che un'arma di tipo è quasi un'arma ad personam, oltre al fatto di essere un'arma razziale, perché in quel caso lì loro stanno mappando il genoma dei russi, quindi è come se loro stanno preparando delle armi per uccidere i russi, solo loro, non altri. E la Russia ha denunciato più e più volte questa cosa anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e non è accaduto nulla. E dopodiché, quando ha invaso gli Stati Uniti, quando ha invaso, scusate, l'Ucraina, la prima cosa che ha fatto è puntare dritto verso questi laboratori, perché sapeva esattamente dove fossero. Ripeto, 30 laboratori illegali che producono armi di distruzione di massa per le forze armate degli Stati Uniti, messi al confine della Russia in Ucraina, che non è paese alleato degli Stati Uniti. Non c'è nessun motivo per cui quei laboratori possano essere lì. Hanno preso i laboratori, gli Stati Uniti hanno negato con forza l'esistenza di questi laboratori. Dopodiché, messi di fronte alla documentazione che hanno trovato là dentro, alle immagini e quant'altro, qualche giorno fa ufficialmente il Dipartimento di Stato ha ammesso la cosa. Quindi hanno ammesso gli stessi Stati Uniti. E ovviamente ha ammesso minimizzandola, dicendo che sono in realtà laboratori che lavorano per il bene dell'umanità, però anche lanciando un appello ai russi per far capire la pericolosità di quei luoghi, dicendo di fare molta attenzione, perché potrebbe accadere un casino se non maneggiano con cura una di quelle fiale. Potrebbe veramente arrivare un'altra pandemia. Allora noi abbiamo dei pazzi, perché io non saprei come altro definire, questi sì che sono pazzi, che costruiscono questi laboratori e mettono a repentaglio la vita dell'umanità, perché se si sviluppa un altro di questi virus terrificanti, veramente metterebbe in ginocchio il mondo. Però questo non viene proprio calcolato, non esiste. Se posso, un'ultima cosa, perché a proposito di come funziona l'informazione, l'altra sera guardavo Piazza Pulita e a un certo punto della trasmissione, credo verso la fine, viene letta questa notizia in cui l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite chiede la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza, perché bisogna discutere di questi laboratori. La giornalista legge la notizia, Formigli, che conduceva il programma, guarda con la faccia attonita la giornalista, molto perplesso, e dice: non so di che cosa si stia parlando, magari qualcuno prima o poi ce lo spiegherà. Cioè, una cosa del genere è secondo me allucinante, cioè, e dovrebbe essere il tema delle puntate da adesso nel prossimo mese, cioè la vita dell'umanità messa a repentaglio da dei pazzi che fanno gli esperimenti sulle armi, producono armi biologiche come il SARS-CoV-2 e le mettono in Europa, le mettono lì, sono militari, non sono controllabili. Questa sì che è follia pura. E probabilmente il discorso anche abbastanza centrale, che finché lo fanno avendo studiato quello che fanno, probabilmente pensano anche di averne il controllo, ma a questo punto possono aver paura che esca fuori qualche cosa che non conoscono né loro né gli altri. Esattamente. Facciamo un passo ancora in avanti, perché l'altro giorno, mi sembra ieri o l'altro ieri, c'è stata una riunione abbastanza storica, si sono visti proprio qui in Italia i rappresentanti degli Stati Uniti e della Cina. La Cina in questo momento è rimasto come spettatore, per quello che possiamo vedere noi, perché ovviamente non riusciamo a vedere dietro qual è il discorso. Secondo te, in prospettiva, si allargherà il conflitto, la Cina rimarrà neutrale, gli americani, nonostante non si fidino dei cinesi, hanno tentato di sondare il terreno? No, diciamo, il conflitto non si allargherà, la Cina rimarrà neutrale. La Cina in realtà è neutrale, ma è parte attiva, non sta con le mani in mano per la prima volta, perché la Cina non è mai entrata in nessun evento fino adesso, essendo la Cina il principale partner commerciale dell'Ucraina, il principale partner commerciale della Russia e uno dei principali partner commerciali dell'Europa, ha tutto da perdere da questa guerra.
e quindi sta cercando in tutti i modi di bloccarla. Ovviamente nel frattempo sta ottenendo un vantaggio dall'aumento del commercio con la Russia e soprattutto dal dirottamento di parte del gas e del petrolio russo nei suoi confronti, ovviamente sdoganandola anche dagli Stati Uniti d'America e dai paesi arabi. Quello che sta accadendo in questa guerra sta producendo veramente un riassetto geopolitico mondiale, un po' come ha fatto il Covid, perché ci sono paesi insospettabili o quantomeno che erano ancora un po' così dubbiosi, che si stanno schierando o non si stanno schierando, oppure si stanno schierando dalla parte russa. Faccio alcuni esempi: al di là della Cina, la Turchia, secondo esercito delle seconde forze armate della NATO come potenza, oramai è qualche anno che tratta amorevolmente con Putin e con la Russia, e durante questo conflitto non si è schierato in realtà né con gli ucraini né con i russi, eppure è un paese della NATO, esattamente come lo siamo noi. Israele, che è un paese in simbiosi con gli Stati Uniti, però in Israele vivono un terzo della popolazione è russa, e tra le persone più ricche, quindi quelle più, diciamo, più potenti del paese, due terzi sono russi. Quando dico russi, sono proprio russi, cioè sono cittadini russi e anche israeliani. E quindi Israele per forza di cose vede con un altro occhio questa guerra, non può schierarsi apertamente con gli Stati Uniti come ha sempre fatto. In più Israele ha paura sia dell'Iran che della Siria, e i russi sono gli unici che possono tenerli a bada, lo sa benissimo. Cioè la Russia, una Russia così com'è adesso, è una sorta di baluardo verso una serie di guerre che potrebbero scoppiare in Medio Oriente e da altre parti, e questo in molti lo sanno. Infine, un paese veramente insospettabile, perché è nato grazie agli Stati Uniti, cioè non esisteva prima, è frutto di un contratto firmato dagli Stati Uniti, è una tribù, parlo dell'Arabia Saudita. C'è Mohammed bin Salman, che è il principe ereditario saudita, che è anche, diciamo, è il capo dell'Arabia Saudita e tutti quanti gli effetti, non ha risposto a una telefonata di Biden, prima volta nella storia, e subito dopo ha parlato con Putin. Allora, non vuol dire che l'Arabia Saudita è diventata filo russa, assolutamente, ma vuol dire che le cose non sono così semplici, tant'è che l'OPEC stessa, che è l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, nonostante le richieste continue da parte degli Stati Uniti d'America e dell'Europa di abbassare i prezzi del petrolio attraverso l'aumento di estrazione del greggio, non lo fa. Continua a non aumentare l'estrazione del greggio e quindi a tenere il prezzo del greggio altissimo, oltre i $110 al barile, ovviamente favorendo la Russia, perché la Russia è grande esportatore di petrolio, e con queste esportazioni la Russia ci paga diciamo le sanzioni e anche la guerra. Franco, fammi fare proprio su questo discorso un pensiero, un secondo più ampio. Sembra proprio che Putin stia dando una spallata a questo globalismo americano e volgendosi a Oriente. La Cina già ha un suo sistema, diciamo, parallelo, che sotto un certo punto di vista non ha bisogno delle banche occidentali, del sistema SWIFT, perché si basa sul suo sistema economico, una tratta di commerciale con l'Africa, che diciamo non passa proprio per quelle che sono le logiche occidentali. In questo momento Putin, chiudendo quello che è il trasferimento, come dicevi tu prima, principalmente anche di materie come il grano, che sono importantissime per l'Europa, è come se avesse messo un muro in mezzo a un sistema che invece era prima molto, molto più esteso. Quindi questa globalizzazione potrebbe essere anche uno dei punti che Putin vuole attaccare. È possibile, non credo che sia il punto principale, perché a lui gli interessa diciamo prima proteggere il suo paese, anche se lo fa in maniera diciamo in maniera sbagliata, cioè invadendo un altro paese, cosa che non si fa. Dopodiché Putin è sempre stato, diciamo, contrario a questo modello, diciamo al modello americano centrico, che è quello che ci stanno proponendo ormai da anni,
non perché la Russia sia fuori, perché la Russia è integrata perfettamente con il sistema anche finanziario internazionale. Non a caso la estromissione della Russia dal SWIFT, quindi dal sistema bancario internazionale, danneggia prima di tutto noi europei, perché siamo noi che non, per dire, l'Italia è il più grande creditore della Russia, e quindi se la Russia non può fare bonifici internazionali, non può saldare i suoi debiti con i nostri confronti, quindi l'Italia si troverà con un buco in bilancio di qualche miliardo di euro che dovremmo riparare nella prossima finanziaria, perché la Russia non ci ridà i soldi indietro, e perché siamo noi che glielo impediamo sostanzialmente. Quindi diciamo che che Putin è integrato, gli oligarchi sono perfettamente dentro tutto quanto il sistema internazionale, però nonostante questo vorrebbe, almeno questo è quello che ha detto Putin in tantissimi discorsi, vorrebbe un sistema multipolare in cui non ci sia un solo al centro, ma in cui ci siano possibilmente tanti soli. Ovviamente la Russia vorrebbe essere uno di questi soli, cosa che invece non è in questo momento il mondo, perché il mondo ha un solo sole che distrugge, che incenerisce chiunque provi a metterne in dubbio il suo potere. Franco, un'ultima domanda prima di salutarci, perché nel tuo libro hai riservato un capitolo all'ISIS, e l'ascoltatore poco attento potrebbe dire: beh, ma che cosa c'entra l'ISIS con la questione ucraina? Ci puoi accennare qualcosa? Allora, quando c'è stato il golpe in Ucraina, una parte del territorio ucraino ha chiesto l'indipendenza, insomma, ed è quella parte che noi chiamiamo Donbass, che è a maggioranza russa, ma anche la parte più ricca, dove ci sono le miniere, dove ci sono anche le fabbriche, comprese le fabbriche di armi dell'Ucraina, è un gigantesco comparto industriale di armamenti. All'epoca, nel 2014, l'ISIS si stava appena affacciando nel panorama mondiale e non aveva nulla. Era semplicemente un'organizzazione. Per potersi trasformare in Stato, così come è accaduto, doveva fornirsi di un esercito, e l'esercito non è fatto di Kalashnikov, di pistole, di fucili. Un esercito è fatto di carri armati, di missili, di cannoni, di armi di questo genere qui, e quindi ne aveva bisogno. L'Ucraina è il paese che gliel'ha fornite, molto semplicemente. E gliel'ha potuto fornire perché l'ISIS ha partecipato con un suo battaglione alla guerra contro i russofoni del Donbass, cioè accanto all'esercito ucraino hanno combattuto i nazisti ucraini, i nazisti venuti da tutta Europa, e un battaglione dell'ISIS. Quindi vorrei, cioè, far capire di che cosa si sta parlando. Questo, grazie all'intervento anche di questo battaglione dell'ISIS, è stata liberata come prima la città di Dnipropetrovsk, che è la città dove c'è questo enorme complesso industriale militare, che ha permesso subito dopo, è passata una settimana, e treni, merci lunghissimi con sopra carri armati, cannoni, missili e quant'altro, hanno preso la via di Odessa, che è l'unico, che è il principale porto ucraino sul Mar Nero, e da lì hanno attraversato il Mar Nero, sono arrivati nel nord della Turchia. Anche qui dei treni l'hanno trasportata fino al nord dell'Iraq e sono stati consegnati all'ISIS, e subito dopo, appena sono arrivate le armi, l'ISIS ha lanciato l'offensiva contro gli iracheni all'epoca, conquistando la parte nord del paese per poi estendersi alla Siria. Beh, noi ti ringraziamo per questi chiarimenti. Credo che i nostri ascoltatori si siano fatti adesso un'idea più precisa di quello che sta succedendo. Io ti rinnovo online i complimenti che ti ho fatto fuori onda, ovvero i tuoi libri hanno una incredibile parte documentale che poi è narrata proprio da, sembra quasi un romanzo, ecco da lì il mio lapsus iniziale, perché con noi più di una volta ci hai parlato di quando fosti arrestato una volta che ha atterrato in Ucraina, e a fine del tuo libro lo racconti come fosse veramente la scena di un film, e mi sono sentito lì accanto a te nei corridoi bui e abbandonati dell'aeroporto. Quindi ancora complimenti, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi. Ricorderei solo che per avere i miei libri bisogna scrivere a francofragassi1@gmail.com, che è la mia email personale. E poi vi ringrazio ancora una volta per l'intervista. Franco, allora ti ringraziamo, salutiamo il nostro pubblico, ricordiamo francofracassi1@gmail.com per avere i tuoi libri e anche molto di più, perché hai anche dei filmati, hai anche tutta una serie di prodotti molto interessanti. E vi ringraziamo, vi ricordiamo, se volete farlo, di metterci un mi piace, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, le solite cose. Ciao a tutti quanti. Ciao Franco, ciao Luca. Ciao. Luca Terzani e Marco Terrone presentano La Pecora Nera, quello che gli altri non dicono.